Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, non so come iniziare. Volevo parlarvi, allora innanzitutto, per sapere di cosa parlo, dovete aver visto il video precedente, se non l'avete visto, andatelo a vedere. Ve lo lascio qua, o qua, non mi ricordo mai. Comunque, volevo trattare un attimo l'argomento senza porvelo in modo ossessionato, ossessivo, perché già su Instagram ho visto che lo è stato abbastanza, come ogni anno, ma come in precedenza è sempre stato, cioè alla fine, finite le vacanze, devi tornare in forma, detox, pillola, dieta, cioè ci pongono sempre questa cosa qui, non è neanche tanto colpa di Instagram, ma adesso è Instagram secondo me il colpevole, perché più o meno siamo tutti lì ormai, cioè chi è che non ha un account Instagram praticamente, chi vabbè, quindi abbiamo questa, ci viene messa sempre in testa questa cosa del finite le vacanze dobbiamo rimetterci in forma. Ciò cosa vuol dire? Che prima ci siamo sfondati e infatti vediamo sempre delle frasi su Instagram e dopo le abbuffate natalizie, ora cerchiamo di rimetterci in forma. Ma che abbuffate? Perché ci dobbiamo essere abbuffati per forza? Ora capisco che al sud, per esempio, io non ci sono mai stata, quindi non lo posso capire. Al sud so che si va avanti a oltranza com'è che è? Dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, è sempre quella la frase che leggo. Quindi si sta sempre a tavola giù al sud. Quindi capisco che è differente la situazione, che qua al nord, cioè qua al nord si mangia molto di meno rispetto che al sud, infatti è questione di abitudine anche. Io sono abituata a mangiare i tortellini e il pranzo di Natale, poi c'è un po' di carne, un po' di secondi, ma cioè due o tre portate, i miei parenti portano qualcosa, mia mamma fa sempre un sacco di roba e si lamenta che cucina tanto, e poi c'è un paio di dolci, ecco, ci si ferma lì. E poi, insomma, la sera, adesso che sto a comprare da 5 anni, andiamo dai suoi, quindi si mangia ancora un po', ma allora, cioè, io mi fermo quando non ho più fame. Vabbè che, per esempio, ritornando sempre alla questione del sud, metto via delle cose intanto, una mia amica mi ha detto, io non ti porto al sud perché offenderesti la mia famiglia, perché non ti puoi fermare. Non puoi smettere di aver fame, cioè non ti puoi fermare alla prima portata, devi prendere due o tre volte il primo, non ti puoi fermare a una. Io gli ho detto: ah, quindi se io mi dicessi rifiutassi, mi sbatterebbero fuori di casa. No, però sarebbero molto incazzati con te, di sicuro l'anno prossimo non ti vorrebbero io. Ecco, capisco che non si può andare contro certe tradizioni, ma neanche questo è giusto, cioè se uno deve star male. Vabbè, quindi adesso io parlo per chi può dire di no. Comunque, quello che voglio dire è, perché ci devono essere delle abbuffate nei periodi delle feste? No, non è giusto neanche questo. Cioè, io ho, come ho affrontato, non voglio dire così, però dirò così perché non so come dire. Come ho affrontato il Natale, sto periodo di festa? Oh, ero felicissima! Perché non dovevo più cucinare, era già sempre tutto pronto, c'erano cose buone, cazzo, cose buone! Adesso non dico che quello che mangio mi fa schifo, ma parliamone, cioè, va bene, sì, riso, pasta, io amo la pasta, vabbè, in qualsiasi modo mi facciate la pasta, mi piace. Però vogliamo mettere le lasagne, vogliamo mettere del pane fatto in un certo modo ripieno, vogliamo mettere un sacrosanto dolce fatto come sacrosanto Dio vuole? Ecco, quindi cioè va bene l'alimentazione sana, tutto quanto, però finalmente ho mangiato cose buone. No, vabbè, quello che voglio dire non è che mi pesa mangiare come mangio io, però il periodo delle feste, sin da piccola, io l'ho sempre aspettato tanto perché insomma, sono di buona forchetta. Buona forchetta non vuol dire che mangio tantissimo, perché per certe persone magari non mangio tanto, però io assaggio tutto. Cioè, a me piace riuscire ad assaggiare tutto quanto senza arrivare già al secondo stomacata, cosa che magari insomma, è facile fare, perché per esempio io amo di più il primo che il secondo, amo di più mangiare i carboidrati, quindi tendo a mangiare di più porzioni del primo e poi arrivare a non riuscire più a mangiare nient'altro. Quindi ho imparato che, dato che mi piace assaggiare tutto, cerco di limitarmi e quindi assaggio tutto quanto, perché
Una cosa che ho capito è che è bruttissimo arrivare a fine pasti vomitando, rotolando, cioè è una sensazione che ho sperimentato tantissimo e che non mi piace, neanche per le feste, cioè non è che per le feste devi stare male per forza. Quindi diciamo che ho affrontato queste vacanze mangiando di tutto e di più, ma cioè io vi ho fatto vedere nel video precedente tutto quello che abbiamo mangiato, ma tutto quello che vi ho fatto vedere non l'ho finito tutto. Per esempio, se avete visto, ho mangiato le lasagne, ma ne ho lasciato, non proprio metà, un pochino di meno al mio ragazzo, perché vabbè, lui pensava non ce ne fossero altre porzioni, invece ce n'erano. Però perché mi sono fermata? Perché comunque era un po' pesantino, essendoci besciamella, insomma, un pasto più pesante rispetto ai miei standard, e quindi mi ha riempito molto in fretta, nonostante fosse buonissimo. Ma dato che c'erano dei secondi, dei dolci, volevo arrivare a mangiare quei pasti, quelle pietanze, senza vomitare. Anche perché quel giorno lì ero a casa di amici e ci sono andata lo stesso in bagno, però non ci sono andata correndo. Sì, devo dire che io spesso benedico i bagni delle persone, però ecco una cosa che cerco di evitare, appunto, di arrivare a benedire tutti i bagni e quindi cerco di limitarmi, perché poi non voglio stare tutta la sera col male, con la pesantezza, non godermi la serata. Quindi diciamo che ho imparato che il cibo sì è piacevole, ma non deve essere un momento in cui arraffo tutto quello che posso, che ingurgito e poi sto male. Perché il cibo deve essere un contorno. Dobbiamo mangiare bene, ok, dobbiamo cercare di guardare gli ingredienti, ok, però, cioè, ah, basta. Quello che ho capito è che se non ho fame non mangio. Quello che dobbiamo, secondo me, riuscire a reimparare è il fatto che il cibo è nutrimento. Cioè, noi dobbiamo dare quel tot che serve al nostro corpo per mantenerci in vita, energici. Poi so che molta gente perde molto questo e poi si sfocia in disturbi alimentari. Io adesso non mi riferisco a quelle persone continuino a fare, se hanno qualcuno che le segue, quello che colui che le segue gli dice di fare. E parlo per persone che non hanno problematiche ancora, perché magari poi arrivano, ma sentono di stare, di non aver più quel senso di mangiare, cioè, per esempio, seguire un piano alimentare. L'anno scorso mi capitava spesso, io seguivo il mio piano, ma avevo sempre voglia di mangiare, non era fame, attenzione, era un qualcosa che mi faceva evidentemente stress, ma non me ne rendevo neanche conto perché spesso lo stress non lo riconosciamo. Quindi tendevo a, insomma, a raffare tutto quello che potevo, andavo tantissimo, spessissimo a stuzzicare. Oltre a tutto quello che mangiavo da piano, quindi cioè, avevo un surplus della Madonna. Ora ho capito che quando non ho fame non mangio. Non dico che sia giusto saltare i pasti, però se non avete fame, quando mangia la vostra famiglia, so che non è bello. Soprattutto quando si vive con altra gente, ma non dovete mangiare per forza. Io ultimamente, molto spesso, i miei genitori pensano che io non voglia stare con loro, ma in realtà è perché non ho fame, molto spesso, appunto, spesso dico ai miei: non ho fame adesso, mangio più tardi. È brutto, però piuttosto che sforzarmi, sentirmi male mentre che sto mangiando, preferisco far così io, perché quando si hanno degli orari, soprattutto in famiglia. Io sono sempre stata abituata a mangiare a certi orari, ma quando sono da sola, 8 orari sono talmente diversi. Quando sono a casa di Brian, cioè, ceniamo anche alle 9, ceniamo alle 7, che ne so, quando abbiamo fame. Oppure pranziamo, ultimamente pranziamo sempre tardissimo, verso le 2, 2 e mezza, 3. E io, cioè, finché non sento la fame, io sto bene. Cioè, ho capito, cioè, non è facile arrivarci a questo perché io ero legatissima agli orari molto prima di stare con Brian e anche i primi anni. Infatti dicevo a Luna, Luna deve mangiare. Lui diceva, ma io non ho fame, Luna deve mangiare. E ti impazzivo. Invece adesso proprio mi sto lasciando più andare a questi schemi, li sto lasciando un pochino più stare. E ho notato che sto molto meglio, cioè dopo 4-5 anni ci sono arrivata perché sto con Brenda tanti anni.
Perché seguo molto di più il mio senso di fame. Io comunque dobbiamo recuperare questo senso di fame. Perché non dobbiamo mangiare per forza se non abbiamo fame. Parlo sempre per persone che non hanno problemi alimentari, mi raccomando. Chi ha problemi alimentari non guardi questo video, perché non voglio che smettiate di mangiare. Perché chi ha problemi alimentari ha perso totalmente questo senso di fame, senso di sazietà, sia per chi è obeso, sia per chi è anoressico. Nel mondo di Instagram, nel mondo della sana alimentazione e tutto quanto, io ho perso molto questo senso di sazietà da quando sono entrata in questo mondo. E ho acquistato molta consapevolezza, ma ho perso qualcosa di primitivo, cioè un bambino mangia quando ha fame, a meno che non lo abitui a mangiare spesso, sempre, tutto quanto, che allora mangia per golosità. Ma i bambini soprattutto mangiano quando sentono il bisogno di mangiare. E questa secondo me è la cosa più importante in assoluto. Non sono più gonfia da tantissimi mesi, anche il fatto del gonfiore che un grandissimo problema per noi donne, e io l'ho sperimentato soprattutto in questo paio di anni che sono in questo mondo di Instagram. Ho sperimentato che è tantissimo una questione di stress, perché più voi pensate al fatto di essere gonfie, più siete gonfie innanzitutto, ma anche il fatto di mangiare quando non ho fame, stuzzicare di continuo, questo mi portava a un gonfiore estremo. Il fatto di mangiare quando non si ha fame, per esempio, facevo merenda l'anno scorso, facciamo d'inverno, facevo merenda e mangiavo, vabbè, quello che avevo da piano più qualche altro stuzzicamento. Arrivavo fino all'ora di cena che avevo stuzzicato altre cose. A cena mangiavo perché avevo questo bisogno di mangiare continuo, ma non avevo fame in realtà perché avevo mangiato fino a 5 minuti prima, stuzzicando un po' di frutta, un po' di formaggio, qualche galletta. In momenti separati, quindi il mio cervello pensava, beh, ho mangiato poco, ma in realtà magari avevo messo dentro anche 600 calorie tra merenda e stuzzicamenti. Quindi arrivavo a cena che facevo la mia cena completa come da piano. E però finivo che innanzitutto dicevo no, è già finito. E in secondo luogo comunque ero strapiena, gonfia, anche un po' dolorante. E tempo un'oretta e mi tornava già questo senso di dover mangiare. E quindi andavo a stuzzicare ad altre cose. Questa è la cosa più sbagliata, perché seguite sì il vostro piano, ma mangiate anche il triplo delle cose. Ho sperimentato in questi mesi che concedendomi qualche stuzzichino in più, tipo vado fuori, mi prendo un dolcetto, anche solo un biscotto, tipo ero andata con una mia amica. Abbiamo preso un caffè e un dolcetto, ho preso quello, mi è bastata come merenda. Cioè, non è che dovete per forza mangiare 100 grammi di yogurt greco, una banana, due fette biscottate, 20 grammi di mandorle. Cioè, non è che per forza un pasto così, seppur più bilanciato, più completo, vi sazia di più. Cioè, a me è saziato quel dolcetto, mi è bastato. Poi sono arrivata a casa e ho cenato. Cioè, per esempio, mi ha criticato, ho visto una ragazza ieri, ha scritto: ma ti mangi solo 70 grammi di pasta, è pochissimo. Cioè, è pochissimo per te, perché ora c'è questa cosa che la pasta bisogna mangiarne in quantità industriali, o se no sei un fissato, sei uno che ha paura dei carboidrati. Cioè, raga, io ho sempre mangiato per tutto l'arco della mia vita 80 grammi di pasta, 70-80 grammi. Li ho sempre mangiati così, perché poi abbinati con un sugo, con proteine, grassi, cioè per me è un pasto che mi riempie. Di più vado avanti per golosità, non per fame. Quindi, cioè, non è che abbiamo bisogno veramente di tantissimo cibo. Quello che voglio dire è, cioè, ora sembra ci sia il problema opposto. Bisogna mangiare tanto, far mostrare agli altri che si mangia tanto, o se no non si è in salute, o se no si hanno problemi nel mangiare. Non lo so, ma io sto notando tantissimo questo su Instagram. E io quello che vi mostro è quello che mangio, anzi spesso delle volte non ho neanche fame, non mangio tutto quanto. Forse dovrei dirvelo anche di più. Però, cioè, non mi piace porre troppo l'attenzione sempre su questa cosa del cibo, perché voi non dovete imitare me, voi dovete seguire voi stessi. Comunque, quanto siamo, spero che il discorso sia abbia un senso logico. Comunque, questo Natale ho visto tantissimo circuiti natalizi. Circuiti,
tipo ce n'era una, adesso non voglio fare nomi. Fino a Natale, tutti i giorni mi metterò un circuito così arriviamo in forma Natale. Poi c'erano i circuiti per il Natale, il circuito per la vigilia, il circuito per Santo Stefano, il circuito per il Capodanno. Dio buono, ma io, cioè, io non penso a quelle cose quando ci sono le feste, io penso al circuito di Natale, io a Natale non mi sono allenata, porca la miseriaccia. Oh, ma chi c'ha la forza di allenarsi a Natale? La voglia più che altro, vabbè. Cioè, poi se uno... Gli piace allenarsi, non è che va a vedere il circuito natalizio, fa il suo allenamento, cioè quello lo capisco. Ma non faccio, ah, c'è il circuito di Natale, faccio quello perché quello mi fa bruciare di sicuro di più. Vabbè. Oppure, ecco, la cosa che più mi ha lasciato esterrefatta è stata una che ha pubblicato le solite polemiche dicendo: io a Natale non ho tenuto, cioè il periodo natalizio, non ho tenuto. Ho tenuto il cellulare un sacco lontano da me, non ho quasi mai aperto Instagram, e invece voi altri avete pubblicato tutto quello che avete mangiato, sicuramente è perché ciò vi fa sentire meglio che mostrate che mangiate tutte quelle cose. Dicevo, ma porca troia, ma che cazzo di problemi puoi avere? E io mi sono sentita un attimo presa in causa perché io ho pubblicato quello che ho mangiato a Natale, ma l'ho fatto perché io pubblico sempre quello che mangio. Vi faccio vedere sia quello che mangio fuori da Natale, sia quello che mangio a Natale. Infatti ci ho fatto anche un video. Ma non perché vi devo dimostrare che mangio anche quelle cose, ma porca la... Cioè, si ha sempre qualcosa da dire. E poi ci sono altri che hanno detto: ah, non avete pubblicato quello che avete mangiato, ciò vuol dire che in realtà mi affogo, ciò vuol dire che in realtà non avete mangiato nulla e non volevate farlo vedere. Cioè, ma che, perché dovete sempre avere qualcosa da dire? Poi quell'altra salta su e dice: ma come cazzo fate a mangiare tutto? No, no, non dicendo cazzo, quello lo dico io. Ma diavolo fate a mangiare tutta quella roba? Come cavolo fate a stare tutto quel tempo a tavola a mangiare? Cioè, voi dovreste chiudere Instagram sul serio. Oddio, quanto ho parlato. Vabbè, e concludo qua il video. Spero sia venuto fuori un punto di riflessione, un qualcosa. E spero che condividiate, oppure se avete qualcosa da criticare di quello che ho detto, ditemelo. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ora mi calo.